Vigili del Fuoco. Senta, buongiorno, chiedo scusa del disturbo. Siamo buongiorno. Qua in via Mogadiscio. Sì. E dove abito io, poi c'è un fiume. Abbiamo visto adesso, è come un elefante, ci sono dei porcellini dietro. Ma è una belva, è proprio grande. Un elefante con dei porcellini dietro? Cioè, sembra un elefante dalla grossezza. Ma, sta parlando del torrente Bisagno? Non nel Bisagno, cioè via Mogadiscio, andando verso Sant'Eusebio. Sì. Beh, è una belva grossa. Ma dov'è che vede questo elefante? Nel fiume, nel fiumetto, c'è un torrentino, un ruscello, via. Ci sono l'orti, ci siamo noi neanche a 20 metri. Non potrebbe essere un cinghiale grosso? È un cinghiale, bravo, un cinghiale, cioè io l'ho detto elefante, però è un cinghiale grosso. Benissimo. Lo lasciamo lì. E cosa dobbiamo fare? Ma sono anche i porcellini dietro. Molto probabilmente sono i suoi piccioli, cosa dice? Non so, abbiamo paura, perché è proprio sotto casa. Ah, guardi, basta che non gli andate a grattare il naso, il cinghiale non fa nulla. Ma di che sarà questo qua? Dove è venuto? Perché tutta la notte i cani di Giorgio, perché c'è un genovese qua, sì? I cani tutta la notte stanno abbaiando, hanno abbaiato. Guardi, diciamo che in quella zona lì, come su tutti i monti intorno a Genova, di cinghiali ce ne sono tantissimi. Quindi è facile vederne con i cuccioli. Allora bisogna lasciarlo stare. Ma ci mancherebbe altro. Deve lasciarlo stare per forza. Certo? No, poi siete grande come un elefante, ma guarda, mi crede, come un elefante. Ha ragione di più per lasciarlo stare, ma scherza. Poi quando hanno gli elefantini dietro sono pericolosi. Fa male. E se vengono in casa che succede? Ma no, lei a che piano abita? Al primo piano siamo. Basta che tenga la porta chiusa, non ci sono problemi. Poi non vengono di sicuro a disturbarla. Vanno a cercare... Allora non chiamano più nessuno. Ma lei può chiamare chi vuole, ma tanto cosa pretende che faccia la gente? Prenderlo. E poi? Non lo so, io... Poi non... Ce lo mandiamo con le patate, cosa dici? No, stia tranquillo, guardi. Siamo tranquilli? Naturalmente. Va bene, la ringrazio allora. Va bene, salve. Questa qua devo guardare. Un cinghiale come sembra un elefante con i maialini dietro.